Quella di venerdì 12 agosto è stata la serata dell'addio al calcio giocato alla tenera età di 60 anni per Mirko Casadei Parlanti, alias Serrella per gli amici, professione attaccante, 639 reti in archivio, una parentesi tra i professionisti nella città natale di Rimini, una toccata e fuga con due partite con Cecina e Lanciano rimaste nella marcord del tifo biancorosso con tanto di firma nel tabellino dei marcatori. La finestra nell'interregionale alla Sampierana, dove nonostante 19 marcature i bianconeri retrocessero perché ebbero la sfortuna di capitare nell'annata in cui le retrocessioni erano 6 e non solo 4. Il resto è storia scritta, un'icona per il calcio locale emiliano-romagnolo, per il mondo dilettantistico in generale che l'ha visto calcare tanti terreni da gioco. Il suo amico Ober Damelini, presidente della Sampierana, lo omaggia così. Onore al più grande bomber della storia dilettantistica calcistica romagnola, credo che sia doveroso. Grazie. In carriera lo ligano gli anni vissuti da protagonista per Ticara, dove le persone lo considerano uno di famiglia, forse per qualcuno avrebbe la cittadinanza onoraria. La dirigenza per Ticara ha organizzato la serata d'addio impeccabilmente, chiamando due delle formazioni storiche che nell'ultimo decennio hanno regalato grosse soddisfazioni agli sportivi, con la partecipazione anche della Sampierana, altra squadra a cui Rella è legato. A fare da cornice anche la formazione che prenderà parte nella prossima stagione al prossimo campionato di prima categoria del Perticara. Per Rella, bersagliato dall'attentissimo e dirigente Luca Belloni, inizia l'era dei ricordi. Due gol da posizione proibitiva con la maglia del Perticara, giusto per farsi scendere la lacrima dagli occhi. Ti ricordi il gol più bello che hai fatto? Ma adesso diciamo quello in Coppa a Faenza, il colpo di testa, sì, quello più importante che ha sbloccato la partita. Io mi ricordo però di quella stagione 2011-2012, Virtus Olimpia, no, Perticara Virtus Olimpia, hai fatto gol quasi da centrocampo, poi ne hai fatto un altro bellissimo l'anno dopo, purtroppo non è andata sfortunata, però a Corpolò anche lì da centrocampo. Sì. Perfetto, hai detto benissimo. Poi il momento finale con le bambine che consegnano a Casadei Parlanti la maglia con il numero 639 che equivale alle reti in carriera e il gagliardetto della squadra di Perticara insieme alla targa ricordo da parte della Sampierana, squadra e città a cui è legato. L'inizio dell'ultima gara con gli amici della Sampierana e del Perticara, ex compagni in campo e il futuro visto con i propri occhi, tutto in un lasso di tempo per poi passare alla passerella finale con tanto di saluti e addio al calcio giocato, ma con quel rullo che lo accompagnerà per sempre.